Ho letto la notizia della chat degli orrori, quella che era chiamata The Show Party. Veramente l'idea che i miei figli potessero essere in quella chat mi fa rabbrividire. E mi strazia il cuore sapere che degli innocenti abbiano visto così tanta violenza e così tanti contenuti non appropriati per loro. Però questo è veramente solo l'ennesimo caso che però ci fa capire che l'educazione digitale non può più essere un optional. Cioè, non possiamo continuare a nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che questa questione non ci sia. Far finta che questi strumenti digitali e tecnologici non abbiano l'impatto che invece hanno sui nostri figli. È per questo che ho iniziato a fare delle video interviste a personaggi famosi che raccontano, diciamo, un'esperienza di uso positivo della tecnologia e a esperti, di educazione digitale che invece affrontano l'argomento, ovviamente, da un punto di vista più professionale. Perché la questione c'è, ok? Non possiamo far finta che non ci sia, e la questione è urgente, è molto urgente. Cioè, non sapere come usare gli strumenti tecnologici e digitali può creare dei seri problemi oggi, ok? Oltre al fatto che poi ci perdiamo delle grandissime opportunità. E non possiamo risolvere la questione semplicemente vietando gli smartphone ai nostri figli o mettendogli delle regole molto rigide. Perché non funziona così. Perché la mamma di Cappuccetto Rosso le regole per attraversare il bosco a sua figlia gliela date, ma tanto Cappuccetto le infrange quelle regole. Perché l'uomo è fatto così. Attenzione, non sto dicendo che sia sbagliato, non è sbagliato dare le regole. Perché dando le regole, Cappuccetto dentro di sé le conosce, ok? Ma il suo desiderio di libertà, di scoperta, di evasione, la porta ad infrangerle quelle regole. E per fortuna, tra l'altro, mi viene da dire, no? Perché se ci fossero i ribelli che anche nel corso della storia hanno infranto le regole, ci saremmo ancora all'età della pietra. Non so che è durissima per noi genitori, perché poi, cioè, il lupo Cappuccetto se la mangia, ok? E noi vorremmo impedire in tutti i modi al dolore di raggiungere i nostri figli. È naturale questo, è normalissimo. Tra l'altro, nella fiaba che ho fatto quando è nata mia figlia Diletta, l'ho spiegata questa cosa, perché la sentivo molto anch'io, no? La cosa di impedire il dolore di raggiungerli. Ti metto il video qui nei suggeriti o in descrizione, così se non l'hai ancora vista la puoi vedere. Ma la mamma di Cappuccetto non può impedire al lupo di mangiare sua figlia, perché per impedirlo dovrebbe andare dalla nonna insieme a lei, o impedirle di andare dalla nonna, e questo non è giusto per Cappuccetto. L'unica cosa che possiamo fare è trasmettere, sì, ai nostri figli delle regole, in modo tale che le abbiano, e fargli vedere perché cosa viviamo noi, ok? In questo modo noi diamo ai nostri figli gli strumenti per poter affrontare da soli il bosco. E poi possiamo solo confidare che arrivi il cacciatore e che tiri fuori dalla pancia il lupo Cappuccetto. Perché anche nella vita arriva sempre qualcuno che ci salva. Ciao, Ale. Comunque, da giovedì alle 20:45 su il mio canale YouTube e sul mio canale Facebook usciranno una per volta, ovviamente, queste video interviste che ho fatto a personaggi famosi ed esperti di educazione digitale per cercare di affrontare proprio questo tema, ok? Quindi spero che le seguiate, vi consiglio di attivare la campanella su YouTube in modo tale da ricevere notifiche quando esce un nuovo video. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti va condividilo e mi raccomando, da giovedì iniziamo tutti i giovedì alle 20:45 con questi video sull'educazione digitale. Ciao!